Ritrovati ragazzi in questo nuovo video, ti porto come al solito a scattare con il sottoscritto, mi raccomando supporta questi video, basta un semplice like e oggi come avrete capito ovviamente dal titolo useremo una sola lente, userò il 135 mm, non è della Sony ma bensì della Samyang, alla fine ho deciso di acquistarlo, ho voluto risparmiare, ne parlano bene e adesso ovviamente lo sto provando e ti darò le mie impressioni di utilizzo dopo aver scattato circa 1000 foto, perché ho già fatto 3 shooting, quindi un po' di esperienza te la posso già portare e ovviamente ti invito proprio a seguire tutto il video. Ti dico subito che alcune foto le ho scattate anche a luce naturale, ho utilizzato anche un flash decisamente portatile, la D100 Pro, ho utilizzato una semplice ombrella da 105 traslucida, DEP. Tutto qui, quindi ti consiglio proprio di guardare il video e dopo di sentire quello che avrò da dirti proprio in merito a questo obiettivo che ho deciso di mantenere proprio nella mia attrezzatura, quindi ti dico già che è promosso. Interrompiamo un attimo il backstage, lo andremo ovviamente a terminare fra poco e vedremo anche le altre foto che abbiamo sempre fatto utilizzando, ricordo, 135 mm f1.8 per fotocamere Sony. Ricordo che può essere utilizzato anche su fotocamere APS-C, quindi col fattore crop diventa quasi un 200 mm. In dotazione, ricordo, troviamo il suo bel paraluce, ti consiglio di utilizzarlo perché ho visto che soffre un po' di flare e ovviamente i due tappi, copri baionetta alla lente anteriore. Ricordo che qui abbiamo un diametro da 82 mm. Per quanto riguarda la baionetta in metallo abbiamo anche una guarnizione, quindi possiamo anche dire che è tropicalizzato. Barilotto, costruzione, tutto sommato la sensazione è valida, buona, ho visto di meglio, ho visto di peggio, plastica, non è plastica cheap però non è neppure plastica top. Per quanto riguarda la ghiera, allora qui ascoltami con attenzione, specialmente per chi è nuovo nel mondo Samyang. Allora, ghiera, se vuoi utilizzarla in modalità di messo a fuoco manuale, è abbastanza fluida, si comporta bene. Personalmente io utilizzo sempre l'autofocus, però lo dico giustamente anche per quelli che vogliono utilizzare i 135 mm per girare dei video in modalità manuale. Tutto sommato si comporta bene, ok ragazzi? Però questa ghiera puoi ovviamente utilizzarla per altri scopi, dal momento che già di default puoi ovviamente aprire o chiudere il diaframma, cosa molto utile per alcuni di voi. Abbiamo proprio uno switch dedicato proprio nel barilotto. Se acquisti la dock, innanzitutto con la dock ti permetterà di fare l'update del firmware e, cosa molto importante, assegnare un'altra funzione proprio alla ghiera, come magari la modifica degli ISO, ok ragazzi? Poi nel barilotto abbiamo altri tasti, non poteva mancare il classico tasto anche qui personalizzato. Puoi anche qui mettere la funzione che più ti fa piacere avere a portata di mano, lo switch che ti parlavo poc'anzi proprio per attivare la ghiera con l'apertura del diaframma, e non poteva mancare ovviamente lo switch, diciamo, più importante, quello per disattivare la modalità di messa a fuoco automatica oppure la distanza minima di messa a fuoco. Qui si parte, la distanza minima è di 69 cm fino ovviamente all'infinito, oppure possiamo anche modificare da full a 2 metri, quindi abbiamo diverse scelte.
Bene ragazzi, fase conclusiva di questo video, prima di salutarti, come al solito ti invito a lasciare un like e di iscriverti al canale. Parliamo di autofocus, parliamo di prezzo e anche di altre considerazioni, però vi ripeto, andremo a vedere altre cose di questo 135 in altri video, perché ho anche altri backstage e sto provando ancora, dal momento che ho deciso di tenerlo tra la mia attrezzatura, questo 135 mm, perché mi sto trovando decisamente molto bene. Quindi è un obiettivo che consiglio, ve lo dico subito. Allora, prezzo 900 euro su Amazon, era in offerta alcune settimane fa, offerta che mi aveva segnalato l'amico Valerio da Roma, che vado a salutare, poi me la sono fatta scappare, poi ho trovato un colpo di fortuna qui in Romania e l'ho portata a casa per poco meno di 700 euro. Ok ragazzi, parliamo di autofocus. Allora, vi dico subito, nel complessivo funziona bene. Innanzitutto il motore è silenzioso, non si sente, alle volte vi sembra proprio che non funzioni. Questo è un grosso vantaggio ovviamente per chi fa anche dei video e ha il microfono proprio sul contatto a caldo della fotocamera. Allora, velocità, non è super veloce come altri 135 che io ho provato, come il mio 135 mm della Canon, neppure il 135 della Sigma, sempre con l'attacco F. È un po' lentino, ma non di molto, quindi non spaventarti. Questa lentezza la vedrai specialmente quando passi da una messa a fuoco ravvicinata a una messa a fuoco quasi all'infinito, ok ragazzi? Specialmente proprio quando la modella è decisamente lontana. Queste ovviamente sono considerazioni che ho constatato proprio in questi giorni che sto utilizzando questo 135 mm. Però tutto sommato non mi ha creato nessun problema, ok ragazzi? Ve lo dico subito, quindi ripeto. È un obiettivo che va preso in considerazione. Per quanto riguarda la precisione della messa a fuoco, specialmente nell'occhio, ecco, questo è una cosa che mi ha stupito, si comporta decisamente molto bene. Potrei anche dire quasi meglio del Sigma 85 1.4 sempre per Sony. Non perde quasi un colpo e anche quando la modella è lontana praticamente aggancia l'occhio, ok ragazzi? È merito anche della fotocamera, però è anche merito dell'obiettivo, un'ottima accoppiata, e questa cosa la segnalo con molto piacere, ok ragazzi? Non poteva mancare ovviamente la nitidezza, che ti dica ovviamente la mia personale opinione e ti do anche la mia considerazione proprio possedendo il 135 per Canon e avendo posseduto il 135 mm sempre con attacco F della Sigma. Ti dico subito che il modello della Sony non l'ho potuto mai provare, l'ho visto però, ho fatto qualche foto, purtroppo ancora no. Però ovviamente, come fanno molti di voi, prima di comprare questo obiettivo mi sono informato, ho guardato i vari forum, le varie recensioni di siti specializzati, le recensioni di Amazon, e più o meno tutti dicono la stessa cosa, quindi ne parlano bene, te lo dico subito, buona nitidezza già a 1.8, la massima la raggiungiamo dai 2.5, quindi tutto sommato un ottimo obiettivo, e ti posso confermare queste cose qua che sono decisamente veritiere. Un ottimo obiettivo, ricordo che spendete 900 euro, praticamente risparmiate più di 1100 euro rispetto proprio al modello della Sony e avete praticamente le stesse foto, ok? Almeno quello che ti posso dire io, non avendo ovviamente provato proprio il modello della Sony, però avendo provato il modello della Sigma, che è molto vicino, praticamente se la gioca alla pari. L'unica differenza è solo l'autofocus, nient'altro. Altra piccola differenza che ho constatato proprio con il modello della Canon, che quando andiamo a fotografare una modella da più lontano, ecco che il modello della Canon è più nitido. E per concludere parliamo di vari difetti che possiamo incorrere in questa lente. Partiamo proprio dalla vignettatura, che ti dico subito è inesistente. Sì, ne abbiamo un po' a 1.8, ma credimi che è quella vignettatura che fa bene alle tue foto, che rende le tue foto più belle, almeno è quello che penso. Poi credimi, è così decisamente poca che la toglierai velocemente in post produzione con qualsiasi software di editing. Comunque stai tranquillo che già 2.5 praticamente è invisibile, ok ragazzi? Per quanto riguarda la distorsione ti dico la stessa cosa, è inesistente. Per quanto riguarda il flare, sì, soffre un po' di flare, però è una cosa in linea con gli altri 135 che ho provato, quindi ti consiglio sempre di utilizzare il paraluce, che è molto importante. Ok ragazzi, quindi per quanto riguarda il video di oggi, più o meno ti ho detto a grandi linee tutto quello che ho potuto constatare personalmente provando già in tre shooting. Usciranno altri video dove ovviamente ti porterò altri backstage proprio utilizzando questo obiettivo e magari
se ti fa piacere posso fare anche un paragone proprio con altri 135, magari mi piacerebbe farlo proprio con il Sony, però se qualcuno me lo impresta sarei ovviamente lieto di farlo, però tutti i miei amici che hanno Sony e che hanno 135 si sono proprio presi il Samyang, quindi la dice lunga anche questa cosa qua. Ok ragazzi, chiudo qua il video, se no diventa troppo lungo. Ti do appuntamento al prossimo video e ti ringrazio per avermi fatto compagnia, e non dimenticare di lasciare un like. Ciao e alla prossima.